fiume umano lungo le vie della cittadina Casmenea che rinnova un rito che esiste dal VII secolo. Non è possibile spiegare una devozione popolare se non si partecipa e se non si ha la possibilità di essere parte integrante di quella processione, il cosiddetto Viaggio di San Biagio, patrono di Comiso. Domenica pomeriggio il raduno dei pellegrini e l'uscita del simulacro si è rivelato un evento straordinario, capace di catturare il cuore dei fedeli ed emozionare tutti i presenti. Ancora di più per l'inno a San Biagio, cantato dal coro cittadino, composto dal maestro Salvatore Schembari e diretto dalla maestra Maria Lucia Faro. Un altro momento che è servito a calamitare l'attenzione di tutti coloro, in moltissimi, che non hanno voluto mancare al tradizionale appuntamento per celebrare il santo. Poi, assiso sul trono vescovile in atto benedicente, il simulacro è stato portato in corteo per le principali vie della città, sorretto dai portatori vestiti con la maglia rossa, colore simbolo del martirio. L'appuntamento più importante è quello tenutosi a metà mattina con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Carmelo Cuttitta, che nell'omelia ha parlato del carisma di San Biagio, indicando quali, al giorno d'oggi, possono essere gli esempi da seguire, facendo riferimento alla vita del Vescovo Martire, nell'ambito di una società sempre più complessa. Il lunedì, infine, da tutti conosciuto come Uluniri San Biagio, è stato il giorno dedicato alla gita fuori porta, mare o campagna che sia, l'importante è distrarsi per almeno una giornata dalla routine quotidiana. Ancora una volta i comisani hanno rivolto tutta la loro devozione al loro santo patrono, non risparmiandosi nell'organizzare al meglio i festeggiamenti e confermando il successo di quella che è una festa per tutto il paese.